Allora, ciao Lara, Ciao. e volevo chiederti innanzitutto all'inizio della nostra chiacchierata come mai hai scelto il titolo Un amore che non segue la moda, se ci puoi un po' spiegare il racconto in Ok, generale. allora ho scelto questo titolo perché i sentimenti che ho provato e che descrivo nel racconto li reputo molto diversi rispetto alle relazioni che ci sono al giorno d'oggi verso molte persone e quindi di conseguenza ho voluto dare questo titolo apposta per far vedere che comunque quello che ho vissuto io lo reputo abbastanza diverso rispetto ad altre situazioni. Ok, Ci puoi raccontare più nel dettaglio di cosa parla questo racconto? descrive principalmente me e i miei sentimenti che ho avuto verso una persona durante un anno. E all'inizio inizio con un prologo in cui spiego che non sono quel tipo di persona che segue di pari passo la moda e questa cosa la associo ai sentimenti e al rapporto. E di come io abbia trovato una persona che, anche se era diversa in molte cose, era anche molto simile a me, appunto, non seguivamo entrambi la moda, e di come io mi sia trovata bene nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto passare, e che nonostante questo, tuttora provo ancora comunque quei ricordi e quei pensieri che ho descritto nel racconto. Certo, e spostandoci un attimino di tema, tu che scuola frequenti? Il Il semibiologico. semi-biologico, ti piace il semi? Sì. Meglio il linguistico o meglio il biologico? Semibiologico. Meglio il biologico, come Perché il linguistico lo vedo sempre come un'opportunità per chi vuole studiare all'estero o comunque le lingue. mai? Sì. Però penso che anche chi frequenta il biologico, se prova passione verso determinati paesi o comunque determinate lingue, possa approfondire perché comunque penso che gli insegnamenti siano buoni altrettanto. Certo, tu come hai scelto di fare il biologico? Cioè hai preso una serie di scuole, sei andata a Io visitarle? inizialmente il Selmi non lo conoscevo come scuola e avevo optato per il classico San Carlo e poi andando alla riunione dei tecnici avevo visto questa scuola, me l'avevano descritta ed ero andata a visitarla e mi interessava molto. Allora avevo pensato di mettere entrambe le scuole e di pensare, ok, quando avrò la risposta sceglierò una delle due, magari mi prenderanno solo in una o magari in entrambe. Alla fine mi hanno preso in entrambe e ho scelto i Bella storiella, no? Mi piace come... Mi piace perché comunque fa vedere cioè un procedimento di scelta, ecco, e non una scelta dettata Esatto. così da chissà quali motivi. E pensi sia importante l'esperienza delle scuole superiori in generale oppure non particolarmente? Nello specifico ti volevo chiedere in realtà, l'anno prossimo hai l'esame tu o quest'anno? No, Quest'anno l'anno fai la prossimo, quarta, l'anno sì. prossimo la quinta. L'esame di maturità ti spaventa? Ma non tantissimo, perché penso che comunque sia un passo che bisogna fare prima o poi, un passo che comunque ci faccia capire se siamo pronti per il mondo degli adulti o se invece abbiamo ancora bisogno di altre esperienze. Quindi un passo per la fine delle scuole superiori e dopo, da parte tua, che progetti Dopo hai? continuare gli studi perché mi sono appassionata molto di biologia oppure di medicina. E quindi proverai l'ingresso a medicina, per esempio a Modena in questo caso, Sì. giusto? Ok, volevo chiederti questo. Parlando della scuola, tu hai fatto alternanza scuola-lavoro, sei in una di quelle primissime fasce d'età che sperimentano questo esperimento di alternanza. Cosa ti piace come progetto della scuola? Lo vedi un peso? Cosa hai fatto tu quest'anno in alternanza? Parlaci un po'. Allora, quest'anno abbiamo, per esempio, per quanto riguarda le lingue, abbiamo fatto dei corsi in inglese autonomamente e mi è molto piaciuto perché comunque ci hanno fatto scegliere l'argomento che volevamo noi e essendo che io sono appassionata di biologia, soprattutto marina, ho scelto gli oceani e quindi ho approfondito molto questo argomento e mi ha fatto capire che mi interessa parecchio. E poi invece penso che l'alternanza scuola-lavoro sia molto importante perché comunque ci aiuta anche quello a crescere e a sviluppare delle capacità che magari prima non si potevano avere nel corso delle superiori. Quindi è un fattore aggiunto, diciamo. Sì. Senti, volevo farti un'ultima domanda. Tu hai partecipato al concorso di We Are Modena, perché? Allora, principalmente perché adoro scrivere. Poi secondariamente perché penso che la scrittura sia un modo per parlare di se stessi o
di qualsiasi altro argomento e con la forza di poter scrivere quello che pensiamo senza magari pensare di essere troppo timidi per parlare, perché tanto tu sei lì davanti a un foglio e hai la possibilità di descrivere quello che pensi, quello che senti, senza aver paura, senza aver timore. Perfetto, benissimo, Lara vi aspetta in libreria, io invece vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti!